rinviano a giudizio, andrà a finire che vincerò 12-0. Ci sono le sue telefonate, ci sono le sue telefonate con Don Berzè, con cui lei dice stiamo ritagliando delle leggi a misura di Don Berzè. Tutte piccole cose. Ma neanche per idea. Tutte falsità. Il Corrierone avrà una mia denuncia molto chiara, perché non ho fatto nessun favore né a Don Berzè né a nessun altro. Vede, quando lei parla di scandali, racconta una storia che non esiste. Ci sono queste indagini in corso che riguardano alcune persone, punto a capo. Buongiorno, Don Berzè. Ti ho fatto venire per risolvere quella grana del processo sui ricoveri fantasma qui al nostro ospedale. La regione si è costituita parte civile. Non va bene. No, assolutamente no. Adesso vado dal presidente Formigoni e là gli dirò: quando hai avuto bisogno siamo intervenuti noi e ti abbiamo salvato la faccia e anche il culo. Sono Roberto Formigoni. Saremo tutti insieme amici, insieme ai nostri anziani, perché sono la nostra storia e la nostra forza. In Lombardia, da una costola dell'inchiesta su San Raffaele, entra poi nel mirino dei magistrati la Fondazione Maugeri di Pavia, da cui sarebbero stati distratti fondi per 56 milioni di euro. Dove c'è la corruzione? Io non l'ho trovata. Mi sono consultato anche con alcuni giovani amici studenti universitari di diritto, alle prime armi, i quali mi hanno detto, guarda, assolutamente anche noi che siamo alle prime armi sappiamo che qui la corruzione la gheminga. Fantastica! The State of Texas, yeah, assolutely yes. L'inchiesta milanese sui fondi neri della Fondazione Maugeri lambisce il governatore Formigoni, che nega categoricamente ogni coinvolgimento. Il presidente Formigoni mi ha dato del pirla. Vedo l'applauso è proprio fuori posto. Vedo che annuisce, vedo che se ne compiace, lo sfido a ripeterlo nel microfono. La parola pirla non è una parola che leda l'onore e il prestigio della persona, perché dare del pirla a Milano non è un insulto, dare del pirla a Zamponi non è reato. Qui siamo al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, la nuova sede della regione. Qui sotto vedete la città di Milano. È sera, siamo nel cielo sopra Milano e le luci della città sono uno spettacolo straordinario. Bene, il 14 febbraio, martedì, San Valentino, abbiamo deciso un'apertura straordinaria di questo 39esimo piano di Palazzo Lombardia, destinata a tutti gli innamorati che vorranno venire a passare un momento, a fare una visita, a vedere dall'alto Milano e la Lombardia, a dirsi di sì o a ridirsi di sì. Vi aspettiamo. L'inchiesta sanità in Lombardia, dall'interrogatorio del fiduciario svizzero del faccendiere della sanità Pierangelo Daccò, emergono pagamenti di viaggi di cui avrebbero beneficiato il presidente della regione Formigoni, parenti e collaboratori. Come chiunque, c'è uno che si fa carico dell'aereo, un altro che si fa carico degli hotel, un terzo dei ristoranti, un quarto delle escursioni. A fine vacanza si fanno i conti insieme ed eventualmente si conguaglia in modo da pagare tutti la stessa quota. Il giornalista del Corriere fa le vacanze sempre da solo. Ma che sfigato! Ma le vacanze da sole, ragazzi! Che malinconia, che tristezza, che sfigato! Voi non fate mai vacanze di gruppo? Quando fate vacanze di gruppo vi regolate come me, sì o no? Alla fine
del periodo di vacanza, si fanno i conti e ognuno paga la sua quota. Sunt il fumigum, sentici sema amici, una gran compagnia e una gran famiglia. Lei è mai stato ai Caraibi con Dacò? In queste vacanze in cui vi dividevate le spese, insomma? Francamente non ricordo, devo controllare, ma può essere. Ho già detto che con Dacò mi è capitato di passare qualche giorno di vacanza, punto. I miei rapporti con Pierangelo Dacò sono questi. Ma quindi lei non ricorda ad esempio il viaggio verso Parigi in aereo il 27 dicembre, questo? Secondo lei? Lei non ricorda. No, devo consultare le mie agende, lo farò e ve lo farò sapere. Tipi 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 da spiaggia. Tipi 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 da spiaggia. C'è un bel imbusto di super custo, gonfio al torace, oh quanto piace. Lei può dimostrare che non che li ha pagati? Lei mi fa le domande e io rispondo, se no la saluto e... Il sistema è questo, no? Lei faccia la domanda e io rispondo. Vuole ripeterla la domanda? No, la domanda precisa è che, dico, lei dice non ha ricevute, vabbè, può essere benissimo che lei le ha perse, non ha, però i soldi sono tracciabili, è stato conto bancario, può dire se lei in quei giorni ha preso quei soldi per tranquillizzare tutti. No. A parte il fatto che tutti sono tranquilli, la gente che ha votato Formigoni nel 2010 è compatta attorno a me, io ricevo continue testimonianze. Ma per togliere qualsiasi ombra. Arrivederci, se vuole qualche lezione di giornalismo le posso indicare delle scuole dove le insegnano a fare domande. Deve anche incalzare il giornalismo. No, incalzare significa fare una domanda, poi un'altra, non interrompere la risposta. Che mi scusi, comunque insomma era solo... Non deve scusarsi soltanto con me, ma con la categoria dei giornalisti, che hanno una deontologia e la rispettano. Allora, se adesso dà il microfono a me, così non mi interrompe. Tu come ti chiami? Aurora. Ti faccio una mia firma più bella, spero. Padellaro. Ma lei non questo può dire che io dico il falso. Comunista. Lei deve della sinistra di non sapere ascoltare lei, le ragioni degli altri. Che dovrebbe dimettersi. A capo di un lei deve fazioso. Dimettersi. Non dica che io dico il falso. Si non vergogni, si permetta. Padellaro. Lei non si permetta. Lei sta dicendo delle falsità. Quali? Nessun atto di lo governo dica. Di Regione Lombardia è criticato, nessun atto di governo, il fatto può scrivere quello che vuole, sono menzogne e falsità. Avuto non c'è nessuno scandalo in corso, arrestati. Ci sono delle... Noi andiamo avanti fino al 2015. E dopo? Nel 2015 è sicuro che lei non si candida. Non so come dirvelo. Je crois qu'il n'aura pas besoin d'élection régionale dans l'année 2013.